anche quest'anno si parte per una vacanzina marina. Quest'anno rotta verso l'Elba. C'è qualche nuvola all'orizzonte, ma niente di che. Si sta alzando. Passeremo tra la Palmaria e il Chino e poi andremo dentro verso Marina del Fezzano. Siamo usciti dal golfo di La Spezia, eravamo ormeggiati a Marina del Fezzano per la notte. Ora stiamo procedendo andatura di poppa dall'Asco verso Marina di Pisa. Siamo su quanti nodi? Più o meno 3,5, quindi l'andatura, diciamo, della media può andar bene per adesso. A dopo. Thank you.
ristorante, vedete là sullo sfondo. Noi ce l'abbiamo qua al ristorante, di la verità. Non ci facciamo manca niente, neanche il tramonto. Terzo giorno di navigazione, siamo partiti da Marina di Pisa e stiamo dirigendo verso sud, verso Cala dei Medici a Rosignano. Abbiamo in programma di passare qui davanti a Livorno, all'interno delle secche della Meloria, speriamo di non prenderci dentro. E stiamo andando a 5-8, bella natura. Siamo alzati presto come al solito per sfruttare questa bella brezza del mattino sulla terra. Vediamo, le vele sono belle gonfie. Andatura al traverso. Siamo arrivati circa all'una a Cala dei Medici a Rosignano. C'era un bel venticello stamattina e abbiamo fatto in fretta. Adesso ci siamo incamminati per andare a vedere queste spiagge bianche famose di Rosignano. Terraferma. Ecco da dove arriva l'acqua bianca, non è molto naturale. Siamo a Cala dei Medici, bel posto, mi è piaciuto. Il tempo oggi non è molto bello, tutta la mattinata sarà nuvolosa, speriamo di non prendere acqua, già qualche goccia sta cadendo. Oggi grande cattura per la cena.
Allora, siamo contenti perché la cannetta qua dietro che ha pescato, paese qua che sta facendo un po' di social con il pesciolino. E c'è anche un po' di vento, quindi riusciamo ad andare a vela sui 4 nodi, 4 nodi e mezzo. Là in fondo, in vista l'isola d'Elba, poi dirigiamo sulla penisola di Piombino, lì, dove trascorreremo la notte. Dopo un'altra giornata di navigazione, quella là in fondo è l'isola d'Elba, la nostra meta per domani. E questo è il nostro pescato di oggi, trasformato in pietanza per la cena. Lasciamo la marina di Saliboli e dirigiamo verso l'Elba. Eccola là davanti. Guarda preoccupata il traghetto della Grimaldi Lines. Lisa è una nave veloce, ci passa davanti. Porca. Allora Nostron, dove siamo? Stiamo arrivando a Porto Ferraio. E festeggiamo l'arrivo a Porto Ferraio all'Elba con questo stupendo piattino improvvisato, birretta. Grazie Carmen di averci portato a Porto Ferraio. Darsela mi dicea. Isa, ma di solito non si scende per andare alle spiagge? Stiamo tornando alla Carmen, eh? E
qua ci sono delle barchine. Barchine un po' più sostenute, diciamo. Però, va. Anche la Carmen ha fatto il suo dovere. Brava Carmen. Festa francese, presa della Bastiglia, noi lasciamo Portoferraio in direzione Marciana Marina. Ora faccio un avviso ai naviganti. Ci siamo fermati per la notte alla Darsena Medicea di Portoferraio, appena si entra in Portoferraio sulla dritta. Abbiamo pagato per una barca di 9,60 m una notte 13 di luglio 76,50 euro. C'era la corrente e l'acqua al pontile, ma non c'era alcun servizio, quindi per andare ai bagni, a fare la doccia o qualcos'altro occorre andare ai bagni comunali a pagamento che ci sono nel centro di Portoferraio. Lascio a chi mi ascolta le considerazioni del caso. Prendiamo la rotta verso Marciana, dalla rada di Viticcio. Siamo partiti da Marciana Marina a motore perché non c'è vento, proprio appena appena una brezzolina, ma non ci si muove, in direzione Lacona, quindi facciamo la circumnavigazione esterna dell'Elba verso il lato della Corsica a ovest, e infatti quella che si vede lì in fondo è la Polveraia, Punta Polveraia, che è proprio l'estremo nord-ovest dell'isola d'Elba. We'll be right back.
parte sud-ovest dell'isola d'Elba. Là davanti in fondo si vede l'isola di Montecristo all'orizzonte, e molto bassa là l'isola di Pianosa, che è proprio piana. Se mi sposto ancora in là si vede poco, col telefono magari non si vede niente, però là ci sono le montagne della Corsica. Che fai? Il bagnetto. Siamo davanti a Marina di Campo, che è là in fondo dietro a quel capo lì, che è il capo di Poro. Abbiamo quindi passato tutta la parte ovest dell'isola d'Elba e di conseguenza si può dire che abbiamo fatto il giro di boa del nostro viaggetto attorno all'isola d'Elba. Quindi in pratica la rotta che abbiamo adesso è una rotta verso est, più o meno, verso la rada Lacona e in direzione della terraferma. Carmen sta navigando pian pianino, c'è poco vento, pochissimo vento, siamo sui 2 nodi e mezzo di velocità, ma siccome siamo in anticipo facciamo rilassare il motore e sgranchire le vele. Che c'è? Sei interessato alla focaccia? Finita? Basta? Stasera? Torna per le 8. Di Lacona verso le 7:15 circa, stiamo uscendo dal golfo e siamo davanti al capo della Stella, quello lì, l'isolotto di Corbella, e in fondo c'è il prossimo capo dietro al golfo Stella, quello di Capolideri. Proviamo ad andare un po' a vela, il vento ce l'abbiamo contro, quindi saremo costretti a bordeggiare, però vabbè, un po' si può fare. Siamo nei pressi di Punta Calamita, davanti al Ponte Calamita, chiamato così perché come vedete grossa riserva di ferro in questa montagna.
le barche praticamente avevano le bussole che impazzivano, e quando passavano sotto questo promontorio, questa punta, addirittura venivano strappati gli aghi delle bussole, talmente era forte il magnetismo della montagna. Io sinceramente sto controllando la mia bussola, non mi sembra che abbia variazioni di sorta avvicinandomi alla montagna. Comunque sì, va bene, siamo 4,7 adesso come velocità, c'è un po' d'aria, siamo costretti a fare bordi, ma va bene così. Oggi siamo partiti dal Golfo di Lacona in direzione lassù Baratti, porto di Baratti, che poi sono delle boe, e siamo andati praticamente quasi sempre a vento. Abbiamo fatto anche qualche bordo lì perché avevamo il vento contro, però adesso stiamo rispettando abbastanza la rotta. Abbiamo passato Porto Azzurro, siamo alla fine del Golfo Porto Azzurro e dirigiamo verso, dritti dritti, verso Baratti. Mancano circa 14 miglia e la stima di arrivo è circa delle 16. Com'è la farfalla? È dura, con l'onda dietro. Bella scia, la scena è veloce. Anche la Carmen si prigiona i nodi. Siamo sopra i 6 nodi. Stiamo arrivando al campo boe di Baratti con un bel vento che ci fa raggiungere punte di 6 e mezzo. Sei nodi e mezzo, buono. Thank you.
lasciato Rosignano alle nostre spalle e lì davanti c'è Castiglioncello in direzione Marina di Pisa. Il mare, come vedete, è assolutamente piatto a quest'ora, sono circa le 7:30 del mattino, e, però è previsto, diciamo, un po' un rinforzo, un'intensificazione, così come anche il vento rispetto a ieri dovrebbe essere un po' più strong. Vedremo cosa ci aspetta. Stiamo procedendo a motore su 4 nodi, pian pianino, e c'è il nostro pilotino Apoel che ci dà una mano a tenere la rotta, così ne possiamo fare qualche altra cosa. Siamo davanti a Livorno, stiamo passando davanti alle rotte dei mercantili che sono lì fuori. Abbiamo ridotto un po' la randa perché sono con una mano di terzaroli, perché il vento è previsto in aumento e già così ci pieghiamo un po', così per viaggiare un po' più rilassati, tanto si va bene lo stesso. Infatti viaggiamo sui 5 nodi, quindi è un'andatura soddisfacente. Com'è l'acqua? I sassi? Duri? I sassi bianchi. Stasera cena toscana, schiacciata, salamino, flan al tartufo e poi arriverà anche la tagliata di chianine con rucola, e c'è anche un ospite là che ci viene a trovare per gradire. E questa è la tagliatina che si cuoce con la sua rucoletta e il parmigiano, ed ecco la tagliata di chianina, sempre col vinello Chianti, e la parmigiana buona, e naturalmente sullo sfondo il ristorante. Ma questo è buono lo stesso. Stamattina lasciamo la Marina di Pisa e ci dirigiamo verso il Golfo di La Spezia. Andiamo al Porticciolo delle Grazie, Pontile, abbiamo trovato un posto, vediamo com'è. Sono tante le miglia, speriamo ci sia un po' di vento per farci andare anche un po' con le vele. Ore 10, calma piatta, il vento che doveva alzarsi dai 6-10 nodi
non si è ancora visto, e chissà se si vedrà. Meglio per i Canadair che stanno volando per spegnere questo incendio incessantemente, stanno andando avanti e indietro per cercare di domare le fiamme, e il fatto che non ci sia dentro forse è anche meglio. Speriamo che riescano a domarlo e poi si alzi un po' il vento, così almeno andiamo un po' anche a vera. Stiamo arrivando nel Golfo di La Spezia, ma in fondo dietro quel mega porta container c'è l'isola del Tino, non si vede. Dietro la via del promontorio dei Lerici, ed in fondo il golfo dove trascorreremo la notte. Cosa, Mima? Cosa c'è? È la Mima, povera. Qualcuno ha visto il film di Hitchcock, Birds? Ma che è cattivo quello! Parte da Monte Rosso, destinazione Lavagna. Facciamo colazione fuori perché così partiamo subito.
partiti da 5 minuti più o meno. Siamo ancora nella zona della riserva, quindi si vedono forse i miragli delle zone A, B e C. Questo è l'ultimo miraglio dell'area marina protetta delle Cinque Terre, quindi stiamo uscendone. Là in fondo si vede Lepanto e un po' più avanti la Bonassola. Siamo a meno di 10 miglia da Lavagna. Davanti, vediamo se riusciamo a mettere a fuoco, a Deiva Marina e a Moneglia là in fondo. Navighiamo a farfalla sfruttando un po' di brezza da poppa a fil di ruota. E siamo proprio vicini alla meta. Per non arrivare troppo presto, uno spuntino da Cavallo de Luna a Sestri, neanche in rada. Ciao! Banca? 99. Carmen ci ha portati a casa, non solo ci ha portati all'Elba, ma ci ha portati anche a casa. Brava Carmen, brava, 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 brava. Quindi brava la Carmen. Brava Carmen.